Buonasera, la settimana si sta concludendo con un generalizzato ribasso un po' su tutti i principali listini internazionali. Dopo aver realizzato alcuni massimi storici molto importanti, le quotazioni sono scese anche piuttosto violentemente fino ad andare a toccare alcuni supporti altrettanto importanti. Attualmente in chiusura di settimana proprio i prezzi sono ancora diciamo appoggiati su questi importanti supporti e quindi si tratterà di vedere dal punto di vista prettamente tecnico se verranno ulteriormente violati per scendere ancora di più oppure se vi sarà effettivamente un rimbalzo e un immediato recupero dei prezzi nelle settimane future. Partendo dall'analisi del mercato italiano, quindi dal Future FTSE MIB, possiamo notare che dopo il massimo realizzato una decina di giorni fa sul livello 22.575 è iniziata una prolungata e violenta fase ribassista che ha permesso alle quotazioni sia di rompere al ribasso l'importante media mobile a 25, che è un importante indicatore qui segnato in blu, l'indicatore super trend. È stato violato al ribasso il primo supporto del 21.800, viene lavorato in queste ultime sedute anche il supporto 21.300, per le prossime sedute è probabile. Prevedibile attendersi un rimbalzo del mercato, quindi la realizzazione di un fisiologico pullback sulla media mobile a 25 che non vada oltre il livello comunque 21.850, per poi eventualmente aspettarsi un'ulteriore fase discendente del mercato per tutta l'estate fino ad andare a chiudere il gap up generato il 26 maggio dopo le elezioni europee che si trova ancora sul livello, quindi livello target obiettivo nella peggiore dell'ipotesi ribassista sul livello 20.760. Continuando l'analisi con il mercato tedesco e quindi il Future DAX, è possibile osservare come appena sopra l'importante soglia dei 10.000 punti in area 10.050-10.060 il mercato abbia realizzato un doppio massimo e da qui poi successivamente le quotazioni siano scese. Inizialmente è stata violata la media mobile a 25 e si è in procinto di rompere a ribasso anche l'indicatore super trend. Se questo avverrà, il primo obiettivo target ribassista diventa il 9.550. Chiudiamo infine con l'analisi del mercato americano attraverso lo Standard & Poor's 500, dove è possibile osservare come nel mese di maggio, inizio di giugno, le quotazioni abbiano ancora superato i precedenti massimi. Nel mese di maggio addirittura vi sono state ben 15-16 sedute positive consecutive, pullback verso il super trend e tentativo di superare il precedente massimo. Questa risalita si è arrestata sul 1960, che al momento rimane un massimo molto importante. Se il mercato dovesse scendere, anche se al momento non abbiamo nessuna inversione di tendenza, ma solo prevedibile una fase di congestione, comunque il segnale short potrà essere dato solo alla violazione del super trend sul livello 1918. Dopodiché l'obiettivo dovrebbe essere proprio un valore inferiore al 1900 e potremmo, il primo supporto individuabile si trova qui sul 1860. In definitiva, per le prossime sedute si cercherà di capire se questo recente ribasso costituisce un fisiologico ritracciamento oppure se è una vera e propria inversione di tendenza, almeno di breve periodo. Personalmente propendo più per questa seconda ipotesi e quindi l'analisi mi suggerisce un'estate di debolezza e di ribassi. Buonasera.